8-17 minuti, sempre qui su Crystal Radio. Ne parlavamo poco fa, appunto. Mi ha detto anche andate a vedere la tabella comparativa che abbiamo messo sull'Instagram di Milano News, comparando gli incidenti stradali con coinvolte biciclette nelle città di Milano, Parigi, Londra, Berlino, Madrid e Roma. Abbiamo fatto anche un conto approssimativo. Nel 2022 risultavano 11 morti, 11 deceduti al mese a Milano per incidenti del genere. Insomma, una cifra veramente altissima. Perché vi diciamo questo? Perché abbiamo al telefono Carlo Monguzzi, buongiorno, consigliere comunale. Buongiorno Monguzzi. Buongiorno. Allora, ieri proprio rimanendo in tema Instagram, ha fatto un post un po', insomma, piccato, dove era un po' scocciato di come è andata la commissione. Prima di tutto, che commissione era? Commissione Mobilità su il problema di Area C, inquinamento e sicurezza. Ok, e qual era l'ordine del giorno? L'ordine del giorno era che tutta una serie di associazioni, la Concommercio, la Confedilizia, l'Unione Artigiani, insomma, tutti quelli che lavorano a Milano, si lamentavano delle restrizioni al traffico, che peraltro sono molto, 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 molto blande. Perché voi invece state chiedendo che si intervenga in maniera più forte, soprattutto so che c'è il tema dei mezzi pesanti all'interno della città, giusto? Guardi, il problema è questo qua. Io mi occupo da tanti anni di inquinamento e di sicurezza delle persone. Mi sento sempre dire, l'inizio di ogni discorso è sì, la salute dei cittadini deve essere al primo posto, la sicurezza dei cittadini deve essere al primo posto, ma c'è sempre un ma. Quando non c'è il ma, c'è il però. Questo ma e questo però hanno fatto sì che negli ultimi 20-30 anni si facessero poche cose, perché se guardiamo i divieti sono veramente poche cose, ma non è che a me piacciono i divieti, guarda, io vengo dalla cultura dei figli e dei fiori, per me è bellissimo vietato vietare. Il problema è che a Milano abbiamo ogni giorno 850.000 ingressi. Ok. Non ci siamo più, le auto non ci stanno più, gli ascoltatori lo sanno benissimo che c'è un traffico caotico. Lo sappiamo allora bene, noi sì. non vogliamo dar fastidio a nessuno, ma ci mancherebbe altro. Vogliamo far sì che chi può non utilizzare l'auto per lavoro, per bisogni familiari, chi può farlo, lo faccia. Invece noi vediamo che ancora entrano a Milano tantissime auto con un solo passeggero, ma ci si metta d'accordo, si faccia il carpooling, si entri con auto con due o tre passeggeri. Guardi, cosa vuol dire passare da un'auto a un passeggero a un'auto a tre passeggeri? Vuol dire che risparmiamo due auto. E non sono poche, 800.000 ingressi non sono poche. E c'è anche un risparmio individuale inoltre. Certo. Sì, infatti. Ma Monguzzi, quello che non capisco io però è questo, quello che non riesco a capire è questo, cioè ci sono i mezzi pubblici a Milano, ATM insomma il suo lavoro cerca di farlo nella migliore delle maniere, insomma dicevamo anche prima, nell'intervento prima, insomma in confronto ad altre città italiane siamo veramente anzi la creme della creme, ma anche insomma ci difendiamo bene anche in Europa. Perché la gente fa fatica a capire che il mezzo pubblico può essere una buona soluzione per muoversi soprattutto all'interno della città o per raggiungere la città? Perché ritiene ancora più comodo andare in auto, perché ritiene ancora uno status arrivare al posto di lavoro in auto. Uno arriva al posto di lavoro, ha il garage della ditta, dell'azienda, parcheggia lì e si sente meglio. Si sente meglio, ma fa del male a se stesso e fa del male agli altri. Aver aumentato il biglietto a 2,20 dice che non è stato anche quello un po' un deterrente per alcuni? Ma quella è stata una sciocchezza incredibile. Poteva benissimo non fare. Voi pensate che il Comune di Milano non è obbligato ad aumentare i biglietti, perché Comune di Milano è quello che incassa i biglietti, il costo dei biglietti, i soldi dei biglietti vanno al Comune di Milano, quindi non è che deve metterci dei soldi se non aumenta i biglietti, è un mancato incasso, certo. Ecco, ma la domanda è questa, insomma, lei che poi è in Consiglio Comunale sicuramente vede le carte, vede le varie tabelle Excel che girano, cioè il Comune ci guadagna da ATM, no? Nel senso non è che aveva bisogno per forza di far guadagnare di più oppure ha problemi di soldi, diciamo, deve fare cassa con ATM? No, problemi di soldi ce n'è sicuramente. Gli ascoltatori sappiano che
il costo del trasporto pubblico, cioè come si fa funzionare bus, tram e metropolitane, costa circa 700-750 milioni all'anno. Però metà di questi sono gli introiti dei biglietti, metà sono i trasferimenti dallo Stato. E questa seconda parte non basta mai, quindi dobbiamo sempre lavorare per avere più trasferimenti dallo Stato, che poi vede, paghi la regione, paghi lo Stato, non paghi il comune, sono sempre soldi dei cittadini, perché lo Stato vive dei soldi dei cittadini, come la regione, come il comune. Ok, senta, le passo il mio collega Masieri qui di fianco. Salve, che consigliere. Ha una sua battaglia personale con BikeMe. La mia battaglia personale. Appunto, spiegagli qual è. Io le voglio chiedere, consigliere, il suo parere sul fatto che un servizio come BikeMe, che io trovo utilissimo, soprattutto per noi giovani utilizzatori, si è aperto anzi dalle 6 alle 24, non oltre e non prima. Mi sa dare qualche coordinata in più su questa scelta? Una spiegazione. È una cosa sbagliata. Ok. Infatti, Europa Verde ha presentato una mozione che dice proprio di fare andare BikeMe, cioè di dare la possibilità, perché sono giovani quelli che vanno in giro dopo le 24. Esattamente. Non ci vanno i pensionati, ma quelli che tornano dal cinema piuttosto che da una festa e piuttosto che da qualsiasi altra cosa, di poter utilizzare la struttura di BikeMe, quindi le biciclette. Perché è proprio una sciocchezza a cui nessuno finora ha voluto porre rimedio. Anche perché è veramente un servizio ottimo che rischia di essere usufruito a metà, la vedo così. È vero. No, certo, ma è perché non si pensa mai ad alcune categorie, cioè i giovani la sera, poi il problema della movida è tutta un'altra cosa, ma i giovani la sera è utile che si muovano in bicicletta, altrimenti cosa fa uno? È costretto a venire ad andare in giro, a venire a Milano in macchina. Infatti, consigliere, io la ringrazio tantissimo, grazie mille come sempre di essere così puntuale e preciso, speriamo di risentirci presto anche con altre magari belle notizie ogni tanto, anche insomma, non sarebbe male. Volentieri, volentieri. Grazie mille, grazie consigliere. Grazie mille.